Buongiorno a tutti, Dunque, oggi la giornata sarà dedicata al, al progetto EcoCamp che, che l'architetto la De Paulis ha sviluppato all'interno del comune di Senigallia. Si tratta di un progetto che ha, che ha unificato diciamo, delle strategie di pianificazione territoriale con delle strategie di sviluppo turistico e quindi è una buona pratica in quanto queste due Settori non sempre vanno di pari passo. Quindi lei ci illustrerà tra poco gli esiti di, la, la, le vicende e le procedure di questo, e gli esiti di questo, di questo progetto. Io vi farò giusto una breve introduzione generale sul tema del turismo balneare, sull'evoluzione che ha avuto negli anni e su come, da essere una pratica che vedremo elittaria e senza particolari impatti sul territorio, è diventata un'industria. Di ingenti proporzioni e che chiaramente ha causato una serie di uh, impatti negativi sul territorio, e uh, vedremo quindi: poi, come è possibile. Il caso di Senigallia è uno degli esempi in cui poi è possibile uh, ripensare al turismo in maniera sostenibile. Uh, turismo balneare, dicevo, è importante parlare di, questa, se, di questo settore perché muove ingenti uh, persone ogni anno, è un fenomeno che caratterizza soprattutto i paesi più ricchi del mondo ed ha dei fatturati molto elevati. Uh, il tema della responsabilità del turismo che abbiamo visto anche gli altri gio i giorni scorsi, uh, questa immagine vuole essere un'immagine un po' emblematica di una foto, tipica foto che tutti i turisti fanno. A Pisa no? cercando di mantenere la torre, apparentemente è un gesto innocuo, però uh, la responsabilità individuale nel momento in cui diventa responsabilità collettiva dà questo tipo di impatto. No? Cioè una persona che regge la torre è perfetto, cento persone che reggono la torre diventa uh, un impatto anche notevole nel, nel territorio. Quindi questo vuole rappresentare un po' uh, come il turismo di massa aumentando e moltiplicando. I propri numeri ha generato degli impatti di un certo tipo che non sono soltanto che, che, che insomma che arriva ad avere anche degli effetti di tipo globale eh, di importanza molto rilevante. Uh, dicevo il turismo balneare. Um, inizialmente storicamente il mare non era considerato come un elemento uh, legato all'edonismo, no? al piacere. Questa immagine rappresenta l'odissea, no? un viaggio uh, in cui il mare diventava luogo dell'incognito, luogo del pericolo e se vediamo le prime mappe geografiche vedete come questi mostri marini comparivano nel mare no? quindi il mare era visto come luogo pericoloso come luogo dell'ignoto che si sì, favoriva degli scambi culturali dei commerci però era anche un elemento di pericolo per le popolazioni che abitavano lungo la costa questo è nato avanti per molti secoli e infatti il turismo balneare non nasce in maniera legata strettamente al mare bensì al turismo termale che sappiamo no, già dall'epoca antica e dall'epoca romana essere un, um, un elemento molto importante legato appunto al piacere della vita quotidiana. Um, in epoche più recenti, però, il turismo termale si sviluppa non tanto nel Mediterraneo, come si potrebbe pensare, quanto nei paesi nordici. Questa è la città di Bath, una città che si trova nel Regno Unito e che è una città nata in prossimità di alcune terme, pianificata interamente proprio per la presenza di queste terme. Quindi, tutta la città è stata costruita per rendere fruibili le terme e per rendere piacevole il soggiorno delle persone che si recavano a fare questi bagni caldi, fondamentalmente. Eh, a poco a poco si associa alla questione legata alla cura del corpo, alla questione sanitaria. Queste immagini sono delle immagini che rappresentano l'aristocrazia la, dell'epoca che si recava nella città di Bath e a poco a poco iniziò ad associarsi un aspetto legato al piacere dello stare insieme tutta una serie di attività ludiche e ricreative che si allontanavano da quella che invece era la routine economica e lavorativa delle città. Quindi queste, queste località termali diventano poco a poco dei luoghi in cui la gente reca, oltre che per fare le terme, anche per sviluppare tutta una serie di relazioni sociali legate, uh, slegate dalle attività economiche quotidiane. Um, questa è la città di Spa in Belgio che dà poi nome all'attuale Spa, no? quindi ancora una volta i paesi del nord um, vedono la, la nascita di questo tipo di stabilimento. Um, questa è la città, um, una città termale che si trova lungo il litorale dell'Inghilterra. Del, ed è una, la prima città dove allo stabilimento balneare eh, termale che si trovava in questo grande hotel che vedete eh, si associa il contatto con il litorale. Quindi è il primo momento in cui, oltre al turismo termale, si inizia a sviluppare anche il turismo legato alla spiaggia, quindi a queste passeggiate che si facevano lungo la spiaggia e che associavano quindi alle attività legate alle terme quella sociale non all'interno degli stabilimenti termali ma lungo il waterfront. La storia del turismo balneare quindi nasce in paesi freddi, dicevo, um, e l'origine di, di questa pratica è innanzitutto scientifica, cioè si riteneva che i bagni uh, in acque fredde fossero benefici per la salute del, um, di chi li faceva. Uh, alla, a questo filone più scientifico si associano poi tutta una serie di valori romantici come quello del rapporto, stiamo parlando più o meno di metà fine 800, del rapporto tra benefico tra l'uomo e la natura e i fenomeni naturali in contrasto con uh, i paesaggi più placidi, che erano quelli che caratterizzavano la vita quotidiana, quindi il mare e il litorale caratterizzati da questo aspetto dell'ignoto, dell'imprevisto, si riteneva che fossero benefici per lo spirito, uh, lo spirito umano. A questo si associava anche il problema della, della forte industrializzazione che caratterizzava le città del nord Europa e quindi il contatto con la natura che si poteva avere lungo le spiagge andava a compensare l'insalubrità delle, delle città industriali. Uh, come si praticava questo turismo balneare? Inizialmente vedete questa carrozza che sta in fondo, in fondo a questa immagine. Um, queste sono le batting machine. Praticamente il bagno non avveniva in maniera spontanea, ma era una pratica piuttosto codificata. Uh, queste carrozze erano fatte in questo modo: c'era una parte retrostante in cui, uh, che garantiva la privacy del bagnante, quindi uh, il bagnante entrava ed era assistito da alcune inservienti. La carrozza poi andava a largo, dopodiché ci si poteva buttare in mare. Quindi queste sono le questo è un pon il pontile di Brighton, sempre nel Regno Unito, e queste batting machine quindi consentivano di raggiungere delle profondità tali da potersi lanciare in mare. Una cosa divertente è che il bagno delle donne era diverso dal bagno degli uomini, cioè le donne venivano buttate di forza e soprattutto si immergeva la testa perché si riteneva che questo shock fosse benefico per... Uh, per loro, invece, gli uomini si lanciavano da soli e facevano una sorta di lotta contro le onde per far vedere insomma che riuscivano a, a farcela. Quindi c'era questa differenziazione. Il tutto però doveva essere garantito da, cioè la privacy di questa pratica doveva essere garantita. A poco a poco, questa pratica prende sempre più piede, quindi vedete, i litorali iniziano ad essere pieni di queste batting machine, fino a che praticamente arrivano a colonizzare tutta la costa. Quindi, Già a inizi del secolo, del, secolo del, del XX secolo, questa pratica inizia ad essere molto diffusa. Um, a poco a poco queste strutture quindi diventano delle strutture fisse. Questa è un'immagine della Normandia in cui queste batting machine diventano quasi delle uh, piccole capane lungo la costa. Um, Dal pratica sanitaria si inizia a capire che è una pratica anche divertente. Quindi, se inizialmente il costume da bagno era il costume di lana molto lungo che doveva preservare la donna dal, dagli sguardi degli uomini, i costumi si vanno a poco a poco accorciando, si inizia a capire che la pratica può essere anche una pratica divertente. E quindi, lentamente, da essere dei bagni da svolgere unicamente l'inverno nelle stagioni fredde, inizia ad essere una pratica che si svolge anche durante le altre stagioni e che lentamente scende anche verso il sud, quindi inizia a colonizzare. Anche le terre più vicine a noi. E, con la diffusione quindi del turismo uh, balneare, non soltanto in inverno ma anche d'estate, iniziano a nascere delle vere e proprie strutture che sono gli stabilimenti balneari. Um, inizialmente sostenibili, vedete: sono, oggi li potremmo definire sostenibili, erano delle palafitte che si trovavano all'interno del mare, collegate alla terraferma con dei ponticelli. Questo, per esempio, um, è lo stabilimento dei Bagnidorici. Di, del 1835 ad Ancona. Questo invece è un enorme stabilimento che venne realizzato a Trieste che poteva ospitare fino a 200 bagnanti. Quindi era una che si raggiungeva soltanto con delle barchette. Era una struttura che circondava una sorta di piscina naturale all'interno in cui fare il bagno. Anche in questo caso l'evoluzione della pratica portò ad avere poi degli avamposti, quasi degli avancorpi degli stabilimenti balneari lungo la costa e quindi a colonizzare anche la costa come vediamo per esempio a Napoli, poi qua al sud siamo sempre capaci di densificare il tutto, si arrivò ad avere proprio una colonizzazione completa del, del fronte marittimo, fino ad arrivare poi a fine dell'Ottocento, vedete, a, a Viareggio, a realizzare delle vere e proprie strutture fisse, quindi l'evoluzione del fenomeno del turismo balneare e quindi dei bagni a mare, più oh, la... Come dire, la mh, la parallelamente si sviluppò anche una possibilità economica di avere delle ferie pagate, di avere del tempo libero e quindi questo fenomeno prese più piede e di conseguenza iniziò ad essere sempre più impattante eh, nei confronti del territorio. Quindi, oltre agli stabilimenti balneari iniziarono a nascere un po' come le stazioni termali, le stazioni balneari. Questa è una delle prime che nacque ai inizi dell'Ottocento in Francia, una città nata unicamente per eh, inizialmente, chiaramente per soddisfare le esigenze dei bagnanti. Quindi la gente da Parigi durante le ferie si recava in questo posto per godere della spiaggia e dei bagni. Uh, abbiamo visto già nelle scorse, negli scorsi incontri come poi l'evoluzione del mezzo di trasporto prima del treno e successivamente della macchina con la, il boom del trasporto privato, della democratizzazione anche del mezzo privato, ha causato poi un incremento anche del, del turismo e degli spostamenti legati al turismo. Con la conseguente nascita poi di uh, strutture ricettive, in un primo momento uh, improvvisate, come vedete, questo signore si trova alla frontiera e affitta le sue stanze, e poi sempre più codificate, fino ad arrivare al turismo di massa degli ultimi decenni: che ha comportato l'invasione par di paradisi naturali, se vogliamo, da parte di masse uh, di turisti molto ingenti. Questo ha comportato dei fenomeni uh, piuttosto importanti sia sociali sia territoriali. Uno di questi per esempio è l'introduzione del falso tipico, no? vedete qua nelle Canarie c'è questa signorina che farebbe tutt'altro mestiere, che invece si è, ha riscoperto il costume tipico, fa finta di badare l'asinello, ma serve fondamentalmente ad attirare uh, i turisti che si recano in luoghi allora ignoti. Anche dal punto di vista architettonico la finzione si può vedere nelle strutture ricettive, questo è sempre nelle Canarie, un albergo che ha cercato di recuperare a modo suo lo stile coloniale ritenendo che potesse attirare gli interessi del turista. Fino ad arrivare a questi paradossi, questa apparente spiaggia tropicale in realtà si trova in Inghilterra, quindi all'interno è una spiaggia polinesiana, all'esterno invece è una struttura di questo tipo in mezzo al nulla. Al contrario, anche a Dubai hanno loro, le loro piste per sciare, anche in questo caso all'esterno, vedete: si tratta di una struttura completamente calata dall'alto. Per quanto riguarda anche le strutture ricettive, quelle che poi effettivamente ospitano i turisti, queste sono tutte immagini della costa spagnola, devo dire, sono messi bene: quindi, come vedete, hotel di forte impatto che deturpano il territorio e che fondamentalmente compromettono quello che è il valore paesaggistico, il valore anche economico e turistico di queste, di queste aree. Quindi se dall'interno il turista quello che percepisce è questo, dall'esterno invece ha una visione di questo tipo. Quindi il paesaggio viene completamente alterato in funzione dell'ospitalità dei turisti. Questo si applica in due maniere, che sono entrambe, se vogliamo, oh, deleterie. Una è quello dell'alta densità, questa è la città di Benidorm, sempre in Spagna, tutti questi sono alberghi, una città che vive prettamente in funzione dei turisti, ma non significa che la bassa densità sia migliore da questo punto di vista. Quindi comunque grosse porzioni di territorio destinate alla seconda residenza hanno un impatto territoriale comunque notevole. Questa è sempre in Spagna, la città di Empuria Brava, che è una sorta di città costruita uh, ad immagine di Venezia, dicono loro. Quindi ci sono tutti questi canali che, artificiali e tutte le casette che hanno il loro posto barca. Uh, e sono andati ad intaccare in maniera irreversibile un oasi, perché come vedete c'è la foce di un fiume, questa era un'area umida di grosso pregio ambientale, c'erano anche dei reperti di una colonia romana completamente devastata. Uh, qui invece siamo in Egitto a sheikh quindi nel deserto, questa è la situazione che troviamo se la vediamo dall'alto quindi una serie di strutture ricettive di alberghi ognuno con la loro piscina uh, completamente una cattedrale nel deserto turistica e con i relativi impatti che tutto questo ha avuto non solo sulla terraferma ma anche sulla barriera corallina per arrivare poi all'estremizzazione che come al solito c'è a dubai in cui sapete no, hanno realizzato queste fantastiche uh, questi arcipelagi, se vogliamo queste questo insieme di isole che compongono il mondo in cui ognuno ha la possibilità di comprare la sua isola e di, di avere, che ne so, l'Italia e di costruirci la sua villa. Quindi i limiti, cioè, il, turismo ormai, il turismo balneare è andato oltre i limiti della terraferma costruendo in effetti delle strutture anche in mezzo al mare. Uh, questo tu, tutto questo però è irreversibile nel senso che adesso il turismo di massa sta sfociando in quello che si definisce il turismo globale che ha assunto come dire la, la consapevolezza delle problematicità e quindi sta cercando in un certo modo di riconvertirsi uh, nel, in Europa tutto quanto parte sempre dal nord purtroppo lentamente viene scendendo questo è uno stabilimento balneare che è stato realizzato a Copenaghen come vedete che richiama le vecchie, le prime forme di stabilimenti balneari, quindi palafitte sul mare completamente in legno e completamente reversibili. Quindi dei nuovi concetti di turismo sono possibili e bisognerebbe, insomma, questo è un altro esempio in Spagna, bisognerebbe cercare di, uh, di dare voce a queste realtà. Um, adesso vi farei vedere un video di un progetto che è stato fatto di rinaturalizzazione, che è stato realizzato in Costa Brava. Dopodiché passo la parola all'architetto De Paulis. Si tratta di um, a Cap de Creus, a Creus, vicino a Cadaques, era stato realizzato negli anni 70 un club Med, un villaggio club Med. Se vogliamo, anche in maniera piuttosto sostenibile: nel senso che erano stati recuperati quelli che erano i canoni dei villaggetti che si trovavano in Costa Brava, ed era stato realizzato un villaggio di casette per il club Med. Quindi anche dal, dal punto di vista dell'architettura turistica è anche un esempio all'avanguardia. È scaduta la licenza, gli ambientalisti spagnoli hanno deciso che quel villaggio non doveva rimanere. Quindi vedrete che ci sono delle immagini molto suggestive del prima e del dopo l'intervento di rinaturalizzazione. Chiaramente è un caso estremo, dopo vedremo invece a Senigallia come, che, che insomma, a Cadacchese sono andati contro l'industria turistica, hanno preferito annullare quello che c'era a Senigallia vedremo come invece è possibile coniugare queste due realtà, quindi la tutela e la valorizzazione del territorio e uh, lo sviluppo turistico. Quindi mandiamo il video. Ah sì, l'audio. Però mi sa che non conviene vederlo con questo. credo che sia molto bello questo caso perché siamo abituati a vedere il prima e il dopo al contrario, no? prima dell'intervento architettonico e dopo, invece in questo caso è il contrario, quindi dall'architettura si è passati alla natura Bene, io innanzitutto ringrazio molto l'architetto De Paolis per aver accettato il nostro invito e passiamo, se non ci sono domande passiamo a, al suo intervento Intanto, buongiorno a tutti, vi spiego più o meno come articolerò il mio intervento che è fatto di, di tre parti. Eh, diciamo, il cuore dell'intervento è l'illustrazione di, di questo progetto che si chiama EcoCamp, cioè un'esperienza diciamo, un di pianificazione e progettazione di un cappeggio sostenibile, ma questo progetto si inquadra in un programma molto più ampio di rilancio del turismo in chiave sostenibile. Eh, che è stato effettuato nel Comune di Senigallia ehm, negli anni in cui eh, io ho svolto il ruolo di dirigente del settore di pianificazione del territorio e governo del territorio. Quindi si tratta di un racconto della mia esperienza personale all'interno di questa amministrazione e del piano che è stato lanciato per il Comune di Senigallia che è una città che vive di turismo balneare, che ha vissuto tutte le stagioni dell'evoluzione del turismo balneare appena raccontata dall'architetto, eh, eh, che eh, nel tempo ha visto anche un certo decadimento della qualità di questo turismo. Perché Senigallia eh, ha, ha vissuto la stagione del turismo balneare dell'inizio del, dell del secolo, quindi di un turismo di elite eh, dove c'erano appunto le cabine su parafitta del mare, gli anni in cui è stata costruita la rotonda di Senigallia? dove si organizzavano feste, ha visto tutto lo sviluppo sulla costa di un'architettura liberty, quindi villine liberty di seconda casa, quindi diciamo di un turismo un po' di elite. Eh, situazione che si è diciamo, bruscamente interrotta dopo un evento calamitoso, perché Senegalia ha subito un forte terremoto all'inizio del, del secolo, Senegalia è un bel centro storico attraversato dal fiume Misa, e, è stato deciso di abbattere tutti gli ultimi piani del centro e di ricostruire da un'altra parte, quindi diciamo, la, 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 lo sviluppo della città, lo sviluppo del turismo si è un po' arrestato e poi c'è stata la, grande, la forte aggressione degli anni 60-70, quindi l'aggressione diciamo, della costa da parte del, delle attività alberghiere, prima di tutto, che sono rimaste quelle degli anni 70. Quindi nel, negli anni 2000 c'erano ancora le, gli alberghi fatti negli anni 60 a gestione prevalentemente familiare, quindi con una diciamo, offerta abbastanza diciamo, mediocre in qualche modo. E, e poi c'è stata un'altra stagione invece di aggressione della costa da parte della speculazione edilizia privata, quindi hanno cominciato a buttare giù i villini che non erano tutelati, a utilizzare indici di edificazione dati nella zona attraverso... Eh, interventi di ristrutturazione, di demolizione e di ricostruzione, e quindi questa sottile fascia di territorio stretta tra il mare, la ferrovia, la statale 16, che, che facevano da barriera, e poi più a monte dall'autostrada che, che è molto vicino alla città, quindi un, un territorio molto, molto fragile che non reggeva più questa pressione insediativa. Per cui eh, il comune di Senigallia è un comune sempre molto attento all'ambiente, tant'è che ha, mh, è bandiera blu per la qualità delle acque da tantissimi anni. Per cui la nuova amministrazione, eh, capitanata da una donna, il sindaco è una donna, anche giovane, ha eh, deciso di intraprendere questa strada, cioè di puntare su un turismo, volendo anche cambiare sia il target del turismo, che si era fermato ad un target da turismo un po' di pensionati. Pensionati della Fiat che venivano da Torino, famigliole, eh, avevano poi vicino il modello Rimini, perché Rimini è molto vicino, che non era un modello diciamo, da perseguire, ma volevano mh, rilanciare il turismo in chiave appunto, di ecosostenibilità anche per attirare un turismo europeo o internazionale, e per, eh, anche un turismo giovanile che non c'era mai stato diciamo, a Senigallia. L'ho aperta. Eh. Non so, Perché che devo fare che non mi si apre? Eh, perché voglio illustrare questa, questa esperienza? Perché il turismo sostenibile non è, certo, eh, non è certo un obiettivo che si può limitare alle strutture ricettive. Il turismo vive di ambiente, il turismo vive di cultura, di qualità architettonica, eh, di qualità eh, della gastronomia, di qualità dal punto di vista eh, della mobilità, dell'accessibilità, per cui la, eh, perseguire obiettivi di turismo sostenibile è un insieme di politiche e di azioni diverse che riguardano tantissime sfere di azione, che non è solo quella eh, del turismo in senso proprio. Eh, non è quella della recettività, ma sono quelle anche della pianificazione, della progettazione di opere pubbliche, di gestione del traffico, cioè un insieme, un insieme di eh, moltepliciazione. Per questo motivo, questa esperienza rappresenta un'esperienza in qualche modo di successo, perché una nuova amministrazione appena insediata ha deciso di eh, prendere una serie di dirigenti dei settori che venivano dal settore privato e quindi si è fatta una squadra in cui politici e tecnici erano eh, insieme a perseguire questo obiettivo di carattere unitario anche se qui si vede piccolino lì eh, io però ho là. bisogno di legge e non vedo niente va bene non fa niente mi metto mi... Ah, ecco, qua, ecco, qua. ecco perfetto, perfetto. perfetto. <ride> Scusate, è un problema. Non so perché Va bene, mi metto, mi metto. di tre quarti e guardo lo schermo. Sì, va bene, va bene. Questa è un'immagine di Senigallia in cui si vede, si vede tutta la spiaggia, vedete la Rotonda Mare, che è stato tra l'altro uno degli interventi eh, volano del rilancio di Senigallia. Eh, io sono arrivata a Senigallia che vivevo e lavoravo a Venezia, ma provenivo da Roma. Molte persone mi chiedevano: ma dov'è Senigallia? E anch'io stessa non l'avevo molto presente. Quando sono andata via, Senigallia era presente. Su giornali radio, perché è diventata sede del, del, eh, di una trasmissione televisiva importante che adesso mi verrà in mente. Mi viene. E il, il restauro della Rotonda Mare ha avuto molta, molta eco durante l'estate c'è un, un evento molto importante che si chiama Summer Jamoree che è un, praticamente un evento di musica di un certo tipo con tutta una serie poi di balli particolari, musica, jazz eh, il Cater Raduno viene organizzato ogni anno a Senigallia e per tutta una serie di, di iniziative importanti eh, anche l'enogastronomia eh, ha avuto un rilancio fortissimo ci sono due dei migliori ristoranti in Italia a Senigallia e per una serie di iniziative che diciamo, questo piano ha, 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 portato, ha portato avanti. Quindi, eh, se andiamo avanti, diciamo che l'obiettivo generale, come ho detto, era quello un po di ripristinare questo equilibrio della costa, di rilanciare l'offerta turistica in chiave sostenibile e di dare maggiore competitività al settore, cercando di eh, svilupparlo, ma svilupparlo anche cambiando comunque il target e diversificando diciamo, l'offerta. Altro obiettivo era anche quello di estendere eh, la stagionalità del, del turismo. Gli obiettivi specifici su cui ci siamo concentrati sono stati quattro, quindi pochi obiettivi ma che molto significativi, che poi hanno il cui perseguimento ha eh, diciamo, necessitato una serie di azioni di tipo diverso, quindi il decongestionamento del litorale. Praticamente tra la strada del lungomare, che era la strada poi più fragile perché si interpone tra proprio la spiaggia vera e propria e gli insediamenti residenziali o alberghieri, la ferrovia e la statale, la statale 16 è una strada di scorrimento in cui passano camion che attraversano la città di, eh, di lunga percorrenza. Quindi un traffico, emissioni in atmosfera, insomma un traffico pesante che penalizzava molto la... La, la città. Di contro la, il lungomare veniva utilizzato, veniva utilizzato dai locali per evitare il traffico della Statale 16 quindi di nuovo si congestionava il, quindi il primo obiettivo l'obiettivo primario era quello di decongestionare quindi spostare il traffico di attraversamento di questa Statale 16 cercare di chiudere il traffico del lungomare il più possibile e di utilizzare questa Statale 16 per il traffico locale poi la riqualificazione dell'offerta per il turismo, quindi cercare di eh, realizzare negli spazi dove era ancora possibile delle strutture turistiche di qualità, eh, con un'offerta eh, diversa eh, da quella attuale, che è fatta appunto da edifici di architettura piuttosto modesta, con eh, finiture e, e soluzioni architettoniche ormai obsolete, per cui eh, gli ospiti lamentavano... I rumori notturni perché i vetri erano molto sottili, eh, le stanze, gli impianti erano tutti, tutti obsoleti. Quindi, cercare di rinnovare attraverso poi incentivi di varia natura e poi, proprio, di dare la possibilità di sviluppare eh, strutture turistiche ricettive diverse dove era possibile. E, il miglioramento della mobilità locale, quindi, cercare anche di eh, non solo risolvere la viabilità, ma anche tutto il trasporto pubblico e poi eh, la promozione delle diversità funzionali, morfologiche e ambientali del territorio, questo diciamo in senso, in senso, in senso lato. Quindi la prima, eh, la prima operazione che si è fatta è quella di ridurre drasticamente l'edificabilità sulla fascia del lungomare, che è un'operazione. Eh, che dal punto di vista politico è sempre impopolare no? perché comunque eh, si vanno a diciamo, penalizzare del, del, degli interessi che già acquisiti di proprietari e, e imprese di costruzione eh, però lì c'è un'immagine che è molto sintomatica siamo quasi ai confini di questi 14 km di costa di Senigallia quello è un intervento chiamato le piramidi eh, un intervento che doveva essere un intervento ricettivo, cioè aveva l'obbligo di essere un albergo o al massimo un residence e con degli escamotage, questo è tipico di tutta Italia con degli escamotage hanno praticamente fatto dei mini appartamenti delle specie dei loculi venduti e si spaccia per un residence perché hanno il servizio di telefonia comune e quindi questo è sufficiente a farli questa struttura qui, vedete cioè, com'è affacciata sul mare? È sulla spiaggia, cioè proprio piede ma non è diciamo, una struttura di charme. È un luogo eh, che è ai confini del, del, del comune, un po' isolato. Che quindi, durante l'inverno, diventa un luogo di concentrazione di degrado sociale, perché affittano questi monolocali a tutta una serie di eh, personaggi che, soprattutto, poi concentrati in un unico posto creano problemi, quindi lì è stato un luogo di prostituzione, di pedofilia, di, cioè, di, di furti, e cose eccetera. Per cui diciamo, si è dato uno stop radicale a questo tipo, di, questo tipo di sviluppo, di finto sviluppo turistico ricettivo. Poi lungo la costa, lungo tutta la costa, c'erano tutta una serie di eh, edificazioni anche industriali, di prime industrie che poi sono state inglobate nell'edificazione. In Prima, Per primi c'era cioè una grandissima industria proprio eh, attaccata al centro storico e attaccata al porto, della Italcementi, di Italcementi, cioè facevano cemento e facevano, eh, lavoravano l'amianto, chiusa da tantissimo tempo, quindi proprio un bubbone in, in pieno centro, un'area molto, molto grande, di cui poi si abbiate il recupero e vediamo come. Poi c'erano delle situazioni eh, che si sono diciamo, salvate eh, grazie ad un piano degli arenili che il Comune aveva attivato qualche anno prima, eh, dove è ancora visibile la duna che caratterizzava tutta quanta la, la, la spiaggia di Senigallia, che ha una funzione poi con tutta la sua vegetazione psamofila di protezione anche della spiaggia dall'erosione. Per cui l'obiettivo era quello di salvaguardare e valorizzare queste eh, aree che erano ancora rimaste, più tutta la parte collinare perché la, 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 il territorio di Senigallia è ehm, caratterizzato da una falesia che corre lungo la costa e quindi dalla diciamo, discesa della collina a mare in, in, in maniera molto, molto, molto rapida. Quindi c'è questo cambio tra mare e mare cioè il mare, la duna e la collina, con tutto il paesaggio collinare marchigiano che è molto, molto bello, che è un continuum diciamo, ecologico eh, la cui continuità si è salvaguardata soltanto in pochi punti, quindi ci siamo concentrati nel valorizzare quei punti. E questi sono diciamo, gli obiettivi del miglioramento della mobilità locale che vi ho già, eh, vi ho già accennato. Un'altra cosa importante era quella di reperire più possibile i parcheggi nella zona del lungomare, creando dei grandi parcheggi di interscambio e poi dei parcheggi invece più locali. E, il discorso della riqualificazione dell'offerta per il turismo: abbiamo messo lì, non so se si vede, questa è la pensione Regina, era l'unico albergo in stile liberty sulla sabbia proprio. Sulla sabbia, eh, ancora bellino dall'esterno, gestito eh, dalla famiglia che aveva, lo ha in concessione perché questo è di proprietà dello Stato da anni, ma gestito in maniera pietosa, una chicca ma gestito in maniera pietosa. E quindi abbiamo diciamo, poi aperto tutta una concertazione con i proprietari, cercando di reperire finanziamenti per sviluppare, per cambiare gestione, li abbiamo fatti partecipare anche a dei corsi di formazione per fare in modo che. Questo bene, un bene comune, fosse valorizzato il più possibile, come si è fatto per la rotonda mare. E il discorso della collina. Adesso non si vede molto bene della collina. Queste proprio sono due foto fatte girandosi prima da una parte e poi dall'altra. Quindi c'è il mare e la collina che si uniscono. Allora, questa è, eh, c'è un evidenziatore? No, non fa niente. Questa è la prima il prima, la prima, il primo obiettivo. Uh, che era quello di delocalizzazione del, del traffico. In nero scuro vedete il centro storico di Senigallia, che è attraversato dal fiume Misa, dove avveniva una fiera importantissima: quella è un porto-canale, la fiera di Senigallia, che era famosa è stata famosa fino all'inizio del, del secolo, e ci, poi c'è la prima edificazione dopo il terremoto e poi tutta l'edificazione sul, eh, sulla costa. Praticamente la Statale 16 corre parallela al mare e attraversa tutto il centro storico, quindi la prima operazione è quella di creare una bretella, eh, di farla correre parallela all'autostrada, questa è l'autostrada <coughs> che appunto dalla Puglia porta su fino a... Al, al, al Veneto, Bologna e Veneto, e una cosiddetta complanare all'autostrada all con poi tutta una serie di svincoli e di attraversamenti per poter collegare il territorio, eh, territorio diciamo a mare, con il territorio collinare. L'aver studiato questa soluzione nei dettagli. Eh, ci ha favorito tantissimo nel momento in cui la società autostrada è venuta a bussare alla porta perché voleva ampliare l'autostrada a terza corsia e si è detto: benissimo, volete ampliare, quindi vuol dire portate più traffico, vuol dire c'è un'incidenza, eccetera. A compensazione di questo diciamo, danno che ha portato al territorio, ci costruite la complanare. Non è stato facile, ci è voluto un bel po'. Diciamo, sicuramente ha aiutato il fatto che. Eh, ehm, il eh, presidente della società autostrade è nativo di Senigallia, comunque siamo riusciti, scherzo, comunque siamo, cioè, siamo riusciti ad ottenerla, diciamo, l'amministrazione è riuscita ad ottenerla, però il fatto di avere già una pianificazione chiara e determinata è stata, è stata, è stata la, carta, la carta vincente. Dopodiché è stata fatta questa variante eh, di tutela della costa, che è una variante che ha, si è concentrata su questi 14 km di costa, andando poi a eh, eh, prevedere tutta una serie di interventi che nell'arco di 5 anni sono stati avviati, alcuni di questi conclusi, quindi di recupero il più possibile delle aree libere o a parco litoraneo o a attrezzature recettive, andando poi a reperire tutta una serie anche di spazi per eh, i parcheggi e per il tempo, e per il tempo, e per il tempo libero. Questo, qui partiamo dalla la, la parte diciamo, nord per, per esigenze diciamo, di lettura. Il nord è tutto alla vostra, alla vostra sinistra, e dove all'inizio c'è questo insediamento che vi dicevo le, le piramidi e tutta la parte prima delle piramidi è stato fatto tutto un parco, un parco litoraneo con tutta una serie di eh, servizi e attrezzature con una zona di eh, campeggio di cui non è stato poi pianificato nulla alle, alle spalle. E questo, questa zona è una zona con, un, con una, frazione, che era una frazione di pescatori, eh, con delle forti pressioni sociali, una forte pressione abitativa, per cui eh, nell'ambito della variante è stato anche con un meccanismo di pereguazione, è, è stato anche pianificato un piano di edilizia economica e popolare con un intervento di autocostruzione molto interessante che sta, sta per essere concluso, vi invito ad andare a vedere perché è molto interessante, di autocostruzione per l'integrazione anche del, di tutta una serie di immigrati, quindi è gente che si sta costruendo, tutti insieme si stanno costruendo la casa. Eh, gli è stato dato il terreno, eh, c'è cioè un, un, un nucleo che li segue e loro hanno un impegno di dedicare 8 ore alla settimana per la costruzione della casa e alla fine hanno il loro appartamento, con una anche flessibilità anche di scelta degli spazi. Adesso esula dall'argomento per cui vado avanti, però, insomma, sicuramente un, interve un, un intervento all'avanguardia che costituisce una buona prassi interessante. Questa è la zona eh, un po' prima del centro storico ed era la zona che più si caratterizzava dai villini liberi. Purtroppo non si vede niente, però è stata fatta tutta un'analisi di tutti i villini ancora presenti e sono stati individuati, fotografati, classificati e vincolati. E, e si è cercato anche di riqualificare il loro intorno perché potessero essere poi valorizzati al massimo. Poi sono state individuate delle zone ancora libere che sono quei tre tasselli verdi che essere, potevano essere destinati a parcheggi. Siccome c'è sempre il tema il problema del, della mancanza di finanziamenti del comune, tutti gli spazi pubblici provengono dalla cessione gratuita dei privati. In che maniera? Attraverso questa, questa pereguazione, cioè significa ti do la possibilità di, di costruire, per esempio, questi qui, ti do la fate tutto un comparto, tutti i proprietari. Tutti i proprietari, compreso il proprietario di questo, costruiscono qua e questo lo cedono gratuitamente e lo realizzano a parco. Per cui con questa operazione il Comune ha ottenuto tre aree di verde e di parcheggio gratis, facendo edificare con un'edificazione comunque eh, pianificata e non diciamo, spontanea alle spalle della ferrovia, in una zona in cui c'erano ancora delle aree libere che potevano essere, che potevano essere utilizzate. Andiamo avanti. Qua ci avviciniamo al, al centro, questa è la zona del porto, questa è la zona della sacerit d'Arcementi del che è una zona enorme perché prende tutta quest'area qui, questo è il fiume e dall'altra parte c'è il centro storico. Questo è il porto di Senigallia di cui si è progettata poi l'espansione verso mare perché nell'ottica del rilancio del turismo c'era quello anche di sviluppare il, il, porto, il porto turistico. Il porto turistico che non era più utilizzabile perché si era riempito di sabbia e siccome la competenza di dragare il fiume, di dragare il porto era passato dallo Stato alle regioni, poi alla fine nessuno ci aveva più pensato. Quindi è stato fatto un intervento, il porto è stato ingrandito e quindi è stata aumentata la capacità anche di sosta del. Delle, delle barche, tra l'altro, a Senigallia c'è una delle ditte che costruisce i yacht più importanti d'Italia con commesse in tutto, in tutto il mondo, quindi lì nel porto si varano anche del, degli yacht di un, certo, di, un certo, di un certo livello. Sempre, no, no, torniamo indietro, sempre vado, vado veloce, però vi ve li voglio dire perché alcuni di questi sono costruiti e vi dico che nell'urbanistica i tempi dell'urbanistica sono lentissimi, cioè in genere quello che si pianifica in un piano si vede dopo vent'anni. Qui ci sono stati, alcuni interventi si sono visti nell'arco di 5 ed alcuni nell'arco di 10, cioè pianificati, progettati, realizzati che insomma è diciamo, sicuramente insomma, un buon successo. Perché vi voglio dire il caso di questo invece, di, di un insediamento eh, del, dello IACP dell'Istituto Autonomo Case Popolari, che la chiamavano la Tribù dei Piedi Neri. Perché era diventata un, eh, diciamo un coagulo di situazioni di degrado sociale incredibile, perché il degrado ambientale porta a degrado sociale. cioè Queste case erano lasciate abbandonate mano a mano che si eh, rompevano gli impianti, cadevano giù le tegole, l'istituto autonomo non era più intervenuto, per cui erano diventate delle tali catapecchie che praticamente erano state occupate da tutta una serie poi di, eh, di, di situazioni di emarginazione sociale. Per cui è stato fatto questo piano di recupero con i fondi della regione ed è stato fatto un lavoro che non è solo lavoro di pianificazione di progettazione ma anche di assistenza sociale perché poi queste persone, eh, alcuni di questi erano diventati nel frattempo proprietari, quindi Metaro e ACP metà erano proprietari, per cui abbiamo fatto riunioni su riunioni per convincerli perché loro dovevano uscire dalle loro abitazioni, dovevano essere riqualificate e guadagnavano degli spazi in più. Beh, insomma, questo progetto alla fine è stato portato a termine, è stato realizzato ed è stato inaugurato l'anno scorso. Quindi, comunque, eh, questo perché diciamo, pot non, potrebbe non entrarci niente con il turismo sostenibile. Ma il, se il turismo deve vivere eh, la città, deve vivere il territorio, deve vivere anche delle situazioni di, di, di comfort e tutta una serie di situazioni di tensione sociale, chiaro che non è che è stato fatto per il turismo, era una, una, una situazione sociale da risolvere. Però le, le, le questioni, i problemi non, 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 sono sempre tutti intrecciati, no? quindi la riqualificazione di questo, di questo, di questo complesso eh, ha diciamo, risolto una serie di problematiche, ma rientra anche gli obiettivi di riqualificazione del territorio ai fini turistici. La sagelite del cemento è stata molto, molto lunga, però anche questa è in via di conclusione, adesso stanno realizzando, sono a livello delle fondamenta, è stato fatto prima un piano d'area. Diciamo, è stato molto lungo perché, comunque, l'area è, è, è molto grande, c'erano dei forti interessi, eh, c'erano degli elementi che si volevano mantenere. Infatti, è stata mantenuta la ciminiera: c'è una forte ciminiera, c'erano degli altri silos, c'erano delle parti di diciamo, inizio secolo interessanti. insomma Alla fine è stato fatto un progetto da Paolo Portoghesi, che è un insomma, architetto eh, eh, famoso, storico del, del, del barocco, ma insomma, comunque architetto, e quindi un progetto che, di, di diciamo, insediamento turistico residenziale, cioè c'è un grande albergo ma c'è anche un museo della fotografia a Senigallia c'è un famosissimo fotografo e quindi gli è stato dedicato un museo e poi ci sono le residenze e quindi è un progetto ambizioso adesso la crisi economica ha un po' rallentato il, il processo di sviluppo però insomma l'intervento è, è stato iniziato per il centro storico invece è stato fatto un bando per la, per la redazione del, del piano particolareggiato che è stato vinto dal professor Cervellati che è un altro architetto, architetto famoso sì, e l'abbiamo seguito passo passo il centro storico era fondamentale per, per il turismo perché eh, la mattina sono ovviamente le spiagge ad essere preso d'assalto ma poi la sera tutta la gente si riversa nel centro storico il centro storico è identità del territorio, il centro storico è memoria, il centro storico era il, il salotto buono della, della città. Questo centro storico, però, era un centro storico decapitato, come vi avevo detto. L'impressione era strana. Quando io sono arrivata a Sinigalia cioè non c'era armonia tra strade e palazzi. Poi ho saputo che erano stati, come si dice, scapitozzati questi edifici. Quindi si è fatto un, un, un piano di recupero. Considerare Cervellati è considerato l'architetto più conservatore d'Italia per i centri storici, quindi tutte le amministrazioni sono terrorizzate perché è uno che non fa muovere una paglia, eccetera. In questo caso, siccome si trattava di ripristinare quello che era, l'abbiamo trovato molto, molto eh, disponibile e convinto in un'operazione di recupero. Adesso vi faccio un esempio: questo è l'edificio come era oggi, ma dalla cortografia, dalle immagini. Eh, si aveva l'immagine di com'era dopo ed è stato ricostruito. Stessa storia, stessa storia per questo, qui vedete era stato completamente tagliato, in alcuni casi tagliati due piani, per cui è stata fatta tutta questa quest operazione molto minuta con il ridisegno di tutti i fronti del, del, del centro. È stata fatta poi una normativa con tutta una serie di linee guida per i deor dei bar che rischiano, rischiano di mostrificarlo un centro storico però non si può neanche eh, evitare di, di farli realizzare perché la, 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 il tempo che si passa seduti al bar all'aperto è un tempo, eh, cioè è un'offerta un per il turismo prezioso però Senigallia è anche molto ventosa Senigallia è l'ultimo paese eh, in cui arriva la bora poi dopo c'è il conero che la blocca per cui hanno bisogno di strutture che all'occorrenza debbano essere schermate. Per cui lì è stato fatto tutto un lavoro di, di, di fino per fare in modo di avere queste, queste strutture ma che fossero di qualità, che evitassero le plastiche, i plexici, l'alluminio anodizzato e tutta una serie di, di cose. E, e nell'ambito del centro storico sono stati poi decisi una serie di interventi realizzati. Io avevo portato delle foto di quanto è stato fatto in questi anni, c'è cioè un bellissimo per esempio foro annonario. Che è quello circolare in blu, che è la Piazza dell'Erbe dove c'era il mercato, ma c'era poi il parcheggio, la pavimentazione era tutta saltata. È stato fatto un intervento di restauro. È un ambiente bellissimo ed è un ambiente adatto per i concerti. Da, da quando è stato ristrutturato tutta l'estate, lì è un continuo. L'ha inaugurato il concerto di Giorgia e c'è stata un'affluenza incredibile, e poi mano a mano è stato utilizzato per tutti, per tutti gli eventi. C'era un'altra piazza. C'è una rocca roveresca bellissima, la vedete, è un castello diciamo, spagnolo. Di fronte c'è il Palazzo del Duca e lì c'era un'altra spianata di terra battuta con tutte le macchine. Anche lì è stato fatto uno studio, ripristinata la vecchia pavimentazione ed è diventato anche quello un altro salotto buono della, della, della città. E poi tutta un'altra serie di interventi, non vi posso annoiare, ma andiamo avanti, che arriviamo poi. Questo è un altro intervento che invece dal punto di vista eh, del, riutilizzo, della, del rilancio del turismo sostenibile è molto interessante ed è anche molto attuale. In, in eh, rosa vedete ci sono due aree che sono due ex colonie del demanio e vicino in quella azzurra un'altra colonia che era una colonia dell'Enel. Quindi tre colonie, una attaccata all'altra, tutte quante in disuso con un, lasciate in abbandono da anni, quindi una situazione di degrado, affacciate direttamente sulla strada del lungomare e poi sulla spiaggia. Quindi anche questo una specie di bubone, anche poi tra l'altro che occupava anche una fascia del lungomare consistente. Però, demanio dello Stato, intoccabili, eh, demanio, lo Stato sentito sempre come molto lontano, invece qui è stata affrontata e, e si, sono aperti, eh, si è aperto un confronto con, con, con il demanio e si è avviato un processo di valorizzazione del, del bene. Poi la normativa, infatti, in questo, in questo senso è evoluta e adesso si parla moltissimo di dismissioni, di valorizzazioni, eccetera. Per cui la, il progetto era quello di eh, utilizzare queste, queste colonie, che erano colonie per i bambini, quindi diciamo per, per i giovani, per. Un'offerta turistica di tipo diverso, sempre rivolta ai giovani, quindi Ossello della gioventù, alberghi per tutte le squadre sportive, eh, perché ce ne sono molte. Eh, Sinigallia ospita moltissimo l'inverno le, le squadre di sport oppure le, le gite scolastiche. Per cui un turismo di tipo diverso che in qualche modo potesse continuare quella che era la vocazione del, delle strutture. Però con, una, eh, con una, un rapporto con il mare diverso, cioè noi il lungomare lo spostiamo alle spalle, lo facciamo correre lungo la ferrovia per poi rientrare. Quindi in questo punto non c'è più lungomare, c'è il rapporto diretto delle strutture con la spiaggia, con un percorso eh, pedonale e ciclabile eh, che rispetta anche tutte le dune. Con l'idea poi, perché qui c'è presente la duna che è stata tagliata dalla strada e quindi veniva. Diciamo, gli veniva dato spazio per potersi, potersi ricreare. E quindi, questo, abbiamo fatto questo progetto. I rapporti con il demanio si stavano poi chiudendo, poi è cambiata diciamo, la, la dirigenza del, del, del demanio. Il processo si è fermato per alcuni anni e adesso sta, sta riprendendo. Quindi, questa è soltanto diciamo, pianificata, non ha. City. Alle spalle di, questa, eh, di queste colonie invece è stato fatto e realizzato, perché doveva essere un'operazione diciamo, eh, collegata, a tutto un parco che si chiama Parco delle Saline: c'erano cioè delle saline dove faceva il sale, ed è un parco dedicato allo sport collegato con degli attraversamenti eh, sia della ferrovia che della statale 16, quindi c'è una pista di pattinaggio, c'è una pista atletica, c'è una pista di skateboard e anche questo ottenuto attraverso questo meccanismo di perequazione, cioè tutti gli, tut, tutto il terreno è stato ceduto a fronte di questa edificazione lungo questa strada qui, che è questa. Cioè questo è l'edificato, tutto il resto, compresi i campi, sono invece stati ceduti. E questa sarà anche nell'ottica di sempre offerta del turismo diversa, nel senso che le attrezzature anche sportive e la continuità col, col mare sicuramente rappresentano una diversificazione dell'offerta. Andiamo avanti. Vabbè, questo era un dettaglio del, del piano. E, e qui arriviamo al, al, invece ai campeggi. Eh, adesso ci sono poche slide perché ne ho eh, di dettaglio dopo. Praticamente sulla fascia lungo il mare c'erano cioè, presenti tutta una serie di campeggi, alcuni piccolissimi. Ce n'era uno di 250 metri quadrati in concessione dal demanio marittimo, e tenuto in uno stato pietoso, cioè una serie di roulotte appiccicate l'uno all'altra senza neanche un albero tra il lungomare e la ferrovia. Quindi, cioè, proprio non riuscivano neanche a prendere una mezza stella, come vi devo dire, proprio un'offerta proprio. Degradante, degradante, per cui da lì è nata l'idea di eh, spostarli attraverso tutto un meccanismo di concertazione con gli operatori, di spostarli a monte e, e, e di pianificare un insieme diciamo, di, eh, di campeggi consorziati tra di loro, quindi una, una grande struttura dove potessero poi lavorare tutti, tutti insieme. E abbiamo così sviluppato un progetto pilota di campeggio ecosostenibile, cioè è stata praticamente una sorta di sperimentazione di, di come si può pianificare, poi progettare e poi gestire in, in maniera ecosostenibile un campeggio. E da questa esperienza poi è nato un libro, avevo portato delle copie purtroppo l'ho dimenticato in macchina, che si chiama Eco Camp, il manuale del campeggio ecosostenibile. E, per, diciamo, per la, il dimensionamento e la progettazione del, dell'insediamento è stato poi è stato, diciamo, simulato di voler ottenere per questo campeggio la certificazione Ecolabel, che è una certificazione di tipo europeo che si applica a tutta una serie di prodotti, tra cui le strutture ricettive. Eh, diciamo che l'Italia ha questo tipo di marchi e di certificazioni forse poco sensibili, però per esempio i turisti tedeschi, olandesi, o danesi anche i francesi, eh, stanno molto attenti invece alle certificazioni e ai marchi delle strutture, delle strutture turistiche. Per cui è stato praticamente simulato, è stato preso, sono stati presi tutti i requisiti che il, il marchio richiede. Per ottenere il marchio ci sono una serie di requisiti obbligatori e facoltativi. Sono stati analizzati tutti e sono stati simulati all'interno del, del progetto, che poi vedremo. Quindi io direi forse una pausa, perché vi vedo anche un po' stanchi, se, se, se avete qualche domanda, non so se ci vogliamo prendere un caffè. Mi rendo conto che poi da sola. <ride> la, ho altre due presentazioni, quindi vorrei magari interrompere con delle domande o delle questioni, oppure facciamo diciamo, una pausa e poi entriamo nel vivo del progetto. Diego Campo.